Marvel Avengers chiude definitivamente, non oggi, il 30 settembre 2023. C'è ancora tempo. Però andiamo con ordine perché dal 31 di marzo verrà chiuso naturalmente tutto il market. Allora, vi dico brevemente innanzitutto che cosa accadrà e poi successivamente vi dico la mia sulla chiusura di questo gioco che forse poteva essere migliorato, ma ha avuto comunque dei problemi. Allora, il 30 settembre chiuderà definitivamente 2023. Naturalmente si potrà sempre giocare sia nel single player che in multiplayer, anche se credo che sarà difficile giocare in multiplayer visto che c'erano molte difficoltà. Quindi lo si può sempre e lo si potrà sempre acquistare. Mentre invece fino al 31 di marzo, dal 31 di marzo in poi verrà rilasciato il 31 di marzo l'ultimo aggiornamento 2.8, che non sarà niente di particolare perché aggiusterà soltanto alcune cosettine, quindi non ci saranno altri nuovi personaggi assolutamente. Quindi non vi aspettate nessun tipo di stravolgimento del gioco per il 31 di marzo. Il 31 di marzo verrà chiuso anche il market, quindi non si potrà né più acquistare né spendere crediti. Se avete naturalmente dei crediti che avete già acquistato, verranno convertite in risorse in base a una tabella che hanno rilasciato, che vi rilascio in maniera tale che potete controllare quanti crediti vi verranno convertiti. Praticamente poi da lì in poi non ci sarà nessun altro tipo di aggiornamento, il gioco non verrà più supportato e niente, quindi potete giocare soltanto in single player e in multiplayer, magari andrà anche meglio, chi lo sa. Vi dico la mia, perché obiettivamente, come già vi ho detto ripetutamente, sapevo che sarebbe stato un gioco piacevole da giocare in single player con alcuni bug, alcuni problemi, ma quelli canonici, non un grandissimo gioco, un gioco piacevole della Marvel, ma secondo me hanno toppato parecchio con il multiplayer. Non tanto perché il multiplayer fosse disastroso, ma per il semplice fatto che quando secondo me carichi troppo un gioco, crei delle aspettative troppo alte, e poi a quel punto si sa, cioè la critica ti attacca comunque, è difficile che la critica arriva a non criticarti. Nel momento in cui tu dici già che faremo, diremo, creeremo, realizzeremo, poi secondo me l'errore più grave in assoluto è stato mettere quella maledetta locandina, iconcina in basso esclusiva di Spider-Man. Non potete immaginare quante persone io conosco che hanno acquistato il gioco e aspettavano soprattutto quel gioco per Spider-Man. E secondo me, se avessero fatto uscire la metà dei personaggi che hanno fatto uscire, avessero realizzato una storiella con Spider-Man, il gioco sarebbe andato meglio. Mentre invece, avendo realizzato poi alla, cioè in pratica hanno tenuto tutto per Spider-Man fino quasi alla fine, e poi gettarlo così, un costume, un personaggio, e passa. Proprio a Spider-Man qualcosa, dovete dargli qualcosa di più, soprattutto per il semplice fatto che c'era l'esclusiva, l'iconcina, se no uno è portato a pensare che vi siete fatti pubblicità soltanto per il gioco. Però vi dico la verità, a prezzo pieno non valeva la pena, ma se riuscite a trovarlo ad un buon prezzo, è stato un periodo che veniva anche regalato, il single player comunque è divertente. Il multiplayer io a me non è piaciuto perché l'ho trovato estremamente, estremamente ripetitivo. Scrivete sotto nei commenti cosa ne pensate, perché magari lo sapete, la pensate sempre diversamente da me, ed è giusto che sia sempre così. Lo spero.